Fare i viticoltori in Valle d'Aosta prima di tutto è portare rispetto a tutto il lavoro che hanno fatto i nostri avi. Siamo in condizioni veramente difficili, in molte parti i vigneti sono terrazzati, quindi sostenuti da muretti a secco, quindi è continuare tutto quello che loro hanno fatto fino adesso. La vendemmia rappresenta per noi una festa, il periodo più importante della stagione, perché raccogliamo tutto il frutto del lavoro dell'annata, ma anche del lavoro di diversi anni indietro. Si inizia con la vendemmia delle uve che daranno origine ai vini bianchi verso metà settembre e si finisce a novembre inoltrato, anche dopo il 15 di novembre, con il Fumin, che è la varietà più tardiva che abbiamo in azienda. Attualmente la mia azienda produce una decina di etichette, 2 vini bianchi e 8 etichette di vini rossi, tutti ottenuti da vitigni autoctoni valdostani. Il Fumin è un vitigno molto interessante. È un vitigno con una maturazione molto tardiva, soprattutto dal punto di vista fenolico, e quindi è un vitigno che va aspettato molto. Se riesco cerco di vendemmiare l'uva dopo qualche gelata, in modo tale da rendere più estraibile possibile le sostanze presenti all'interno della buccia del Fumin, che è una buccia molto spessa e quindi molto difficile da ricavare tutti i componenti presenti al loro interno. Una volta vendemmiato effettuo la pigiatura e la diraspatura, fermentazione alcolica, faccio una macerazione di 40-50 giorni, dopodiché passata la sminatura vado subito in legno, 2 anni in barrique, 3 anni in tonneau e 1 anno in bottiglia prima di commercializzarlo. Mi piace associare ad ogni vino un nome, perché ogni vino per me rappresenta qualcosa. Nel caso del Fumin ho deciso di chiamarlo Temps Perdu per un semplice motivo che ogni persona potrebbe dire è tutto tempo perso lasciare invecchiare 5 anni un vino. Ecco, questo non è vero perché lasciando effettivamente 5 anni in invecchiamento un vino si vedono veramente le differenze e si può capire al meglio tutte le potenzialità che questo vitigno autoctono può darci. Che cos'è Tascapan? Noi siamo Tascapan.